Quello che mi piace della recitazione è che è pericolosa. È pericolosa, hai sempre la sensazione che da un momento all'altro qualcosa di sconvolgente possa avvenirti. Sono Lino Guanciale e faccio l'attore. Al cinema, nella stagione appena passata, c'è stato I Peggiori, una action comedy che fa il verso alle Marvel novels cinematografiche del grande mainstream americano e diretto da Vincenzo Alfieri, del quale sono diventato anche grande amico. E nella prossima stagione invece ci saranno altri due film, Arrivano i Prof e La Casa di Famiglia. Amo molto insegnare. Oltre alla recitazione, l'altro enorme piacere della vita che non posso smettere di frequentare. Mi è capitato di insegnare teatro, recitazione o storia del teatro. È la maniera per me di imparare più forte, intensa e anche rapida, violenta quasi. Per insegnare a qualcuno, spiegargli qualcosa, fargliela capire, sei costretto a capirla bene tu. E magari quello che succede, a me capita spesso, è che alcune cose che credevo di sapere riesco a conoscerle davvero soltanto nel momento in cui qualcuno a cui sto cercando di insegnare qualche cosa me le fa vedere da un punto di vista diverso, me le fa vedere per quello che realmente sono. Tengo molto a partecipare alla vita culturale della città in cui sono nato, Avezzano, in Abruzzo. E da quest'anno ho deciso di raccogliere la richiesta di prendere un impegno piuttosto importante, quello di dirigere l'ufficio del Teatro dei Marsi, il teatro della mia città, Avezzano, appunto. Credo fortemente che il teatro possa essere un polo, un polmone, anzi, un polmone culturale fortissimo per una città, soprattutto per un territorio come quello da cui provengo, che ancora oggi assapora la novità, in qualche modo, di avere nel proprio tessuto urbano un impianto così importante, peraltro, perché il Teatro dei Marsi è un teatro molto capiente, insomma. C'è attorno a questo edificio un senso di curiosità, un senso di scoperta, un brivido da entusiasmo che bisogna sapere cavalcare. È un'esperienza di bilico continua. Quando sei in palcoscenico hai sempre il terrore da un momento all'altro che accada qualcosa di fatale. Ed è questo senso di pericolo dato dal rapporto con il pubblico che è lì che ti fa sentire vivo. Il progetto a cui tengo di più per i prossimi mesi è un nuovo allestimento teatrale, la versione teatrale di un grandissimo film, La classe operaia va in paradiso, regia di Petri, protagonista Volonté. Con la mia compagnia storica metteremo in scena non tanto il film, cioè la sceneggiatura del film, ma insieme alcuni brani salienti di quel film epocale, ma soprattutto come il nostro paese lo ha recepito quando è uscito. È un film che ha scontentato tutti, operai, industriali, sindacati, studenti, tutti. Riteniamo sia proprio necessario vedere oggi che cosa significa richiamare in causa un testo evidentemente tanto scomodo come quello della classe operaia.